Utenti degli autobus ancora sul piede di guerra, i firmatari della petizione lanciata nelle scorse settimane da chi utilizza i mezzi di ASF Autolinee e vive quotidianamente di servizi intervengono dopo le scuse dell'azienda formulate nelle scorse ore dal presidente Guido Martinelli. Le scuse non bastano, scrivono in una nota. A distanza di anni, in cui molte segnalazioni hanno visto l'indifferenza di ASF e le molteplici risposte di cortesia preconfezionate, senza che siano mai state prese posizioni risolutive ai disagi che non sono certo una novità. L'azienda si chieda, si legge ancora nella nota, se a un utente che sale su un autobus senza titolo di viaggio basti chiedere scusa per essere trasportato gratuitamente. I disagi, scrivono i firmatari della petizione, restano. Quando non coinvolgono una linea extraurbana, ricadono su un'altra. La richiesta torna ad essere su due livelli, risolvere i problemi e vigilare di più su quanto accade sui mezzi e sulle linee. Gli utenti dei mezzi tornano poi a commentare la carenza di personale e le difficoltà ribadite dall'azienda nel reperire nuovi autisti. Questa scusa è inadeguata e piuttosto ci venga detto quali soluzioni concrete intende prendere per restituire alla provincia di Como un trasporto pubblico efficiente, visto che invece gli aumenti dei biglietti e degli abbonamenti anno dopo anno arrivano puntuali.